siamo a pochi giorni dal debutto teatrale dello spettacolo Nemici come prima di Gianni Clementi. Siamo con tutta la compagnia del Teatro Nuovo. Shh, di là stanno provando, andiamo a vedere. Insomma, la scelta è stata semplice, nel senso che noi già abbiamo realizzato finché non ci separano Gianni Clementi e siamo ritornati dopo un anno di musical, siamo ritornati a Gianni Clementi, una commedia, Nemici come prima, una commedia molto bella, una commedia che farà riflettere ma soprattutto si riderà dall'inizio alla fine. Perfetto, ci presenti anche gli altri personaggi? Allora, ti presento innanzitutto mia moglie, Alessandra Pasquazzi. Ciao Alessandra, ci parli del tuo personaggio? Il mio personaggio è Tina, la moglie del regista in questo caso. È una donna molto semplice. Devo svelare un po' l'arcano? No. Non spero nulla. Devi svelare. Non spero nulla. È una donna semplice, figlia di questo, come si chiama? Patriarca, di questo patriarca. E si ritrovano poi con la sorella Marcella in ospedale, nascono tante storie, si intrecciano tanti interessi e poi alla fine lo svegliamo fino a svegliamo, non svegliamo niente. E Marcella invece con il nome di Simona. Simona, sì. Marcella è la sorella di l'altra figlia del patriarca, è una donna particolare, devo dire, sulla scena, perché comunque ha una vita un po' particolare. È innamorata di me però, Lui era innamorato di me. No, non credo. Ha sposato mia sorella. Qui abbiamo invece... Io sono primo, cioè primo, mica perché ho vinto qualche cosa, cioè primo del nome, del nome. E sono un infermiere professionale, uomo intraprendente, sorprendente e dalle mille risorse. E poi guarda un po' che ho sulla mia testa. La badante bielorussa, infatti ho dovuto studiare molto per imparare la lingua, però ho imparato molto Perfetto. Abbiamo invece qui Gianluca, quest'anno mi occuperò della voce fuori campo dello spettacolo e non solo, perché sono anche direttore di palcoscenico, ci stiamo infatti occupando della realizzazione della scenografia e di tutto quello che riguarda i movimenti dietro le quinte. No, c'è anche il direttore della fotografia, Fabrizio Ferro, Ti occupi? Per le luci? Sì, faccio le luci. Lavoro con questa compagnia che è splendida, questi ragazzi sono bravissimi. È da un piacere sapere la faccia. Tu ci abbagli sempre. Ecco, qui c'è la locandina e naturalmente ci siamo noi, gli attori, vedete. Giovedì 17, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio. E giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, mentre domenica alle ore 18. Al Teatro Vittorio Emanuele di Montefeltro. Vi aspettiamo, ciao.